di avermi aspettato, sperando di non deludervi, perché non credo che avrò cose originalissime da dire, in particolare in una sala dove mi pare siamo già tutti convertiti in qualche modo. Anzi, con Filomena e Ignazio Coluzzo sembriamo una partita di un gruppo teatrale, no? Si sposta per varie rappresentazioni. In realtà non voglio aggiungere niente nel merito del libro, anzi ringrazio Gianfranco Spadacci e altri che mi hanno aiutato anche a scrivere la prefazione, cosa che ho fatto con molto piacere. Quindi io non torno nel merito delle questioni che sono già descritte, di cui avrete parlato. Come si dice, vorrei buttarla un attimo in politica, ma nel senso più nobile e più alto del termine. La mia impressione è che sempre di più confondiamo partitica con politica, che sono due cose completamente diverse. Anche quando si parla dei costi della politica, in realtà la politica in quanto tale avrebbe dei costi sopportabilissimi. Quella che ha dei costi inaccettabili è invece la partitocrazia, che è un'altra bestia, che è la degenerazione, se volete, del mai fatto, cioè del partiti a norma dell'articolo 49 della Costituzione, che è sempre la Costituzione più bella del mondo a condizione di non applicarla. E anzi, uno meno la applica, anche quella diventa bella, sembra di capire. Ora, io credo due cose. È vero che noi viviamo un periodo, ma lo ricordava già Carlo, ne abbiamo vissuti altri periodi in cui diciamo, la crisi economica mordeva e mordeva fortissimo. Per esempio gli anni 70, come lui ricordava, gli shock petroliferi. Questo è un periodo in cui siamo tutti un po' anestetizzati sostanzialmente da una crisi economica che è vera ed è reale, non mi fate dire cose che non la voglio affatto sottovalutare, e peraltro io non credo affatto che siamo usciti dal tunnel, o persino che siamo usciti da un'area di rischio. Non è così, e non solo perché il 2012 sarà un anno di recessione, ma perché più in generale l'intera economia, anche europea, e la timidità della risposta europea non fa certamente ben sperare. Quindi non sottovaluto questo aspetto, dico solamente che nella anestesia complessiva, per cui tutti sappiamo tutto, ormai facciamo finta, fa niente, io spesso disprendo, quello che mi pare la politica nobile sta perdendo è il senso invece di quello che abbiamo, che è lo spread democratico che aumenta sempre di più, per non parlare appunto dello spread di legalità. Nel nostro paese ci siamo abituati al fatto che non c'è verso di fare una legge che venga applicata, di qualunque tipo sia, anche quelle che non piacciono, non si applicano mai quelle, lo spread di laicità. Io credo che quello veramente sta assumendo dimensioni preoccupanti e credo che invece per una società aperta, per una società democratica, quando Carlo diceva dobbiamo aprire una nuova stagione dei diritti civili, in realtà noi dobbiamo aprire una nuova stagione per il nostro paese, di cui i diritti civili, la laicità intesa nel senso in cui proprio in cui la intendiamo, che è il rispetto della religiosità ma il rifiuto del clericalismo, tanto per dire le cose in sintesi come le pensiamo, costituisca davvero una parte essenziale di una nuova stagione per l'Italia. In realtà penso altrettanto che in questi mesi che ci separano comunque ad una campagna elettorale, la pura esistenza, piaccia o non piaccia, poi c'è chi più entusiasta più o meno del governo Monti, è la prova provata del fallimento della partitocrazia. Questo mi pare di tutta evidenza, altrimenti non avremmo il governo Monti, ne avremmo ancora un altro. Ma credo che questa partitocrazia, per il momento un po' messa ai margini, in realtà ho l'impressione che per pura sopravvivenza stia cercando di riorganizzarsi in modo molto determinato e anche molto preoccupante. Noi radicali abbiamo definito il governo Monti un incidente minimo della
un incidente benigno, nel senso letterale, diciamo, della parola. Ma non è che i partiti si diano per sconfitti, anzi io ho l'impressione che si stiano organizzando per un ritorno senza innovazione e senza riforma. Le stesse cose che si sentono dire su riforme pseudo-costituzionali o elettorali o eccetera eccetera, francamente non sono un gran viatico. Però noi avremo le elezioni e spesso ripeto che non c'è niente di più fragile della politica e non c'è niente di più solido delle idee, che magari vanno per diciamo passaggi carsici, magari questo è un periodo in cui non si vede, in cui tocca seminare, in cui... Però se secondo me, se noi non molliamo a tenere questa fiamma accesa, che è quella della libertà con responsabilità, che è quella della laicità di cui parlavo prima, a volte succede che le X scattano, ma le X scattano non su terreni non arati, cioè tu il terreno lo devi arare e sperare, a volte succede il miracolo che a un certo punto scatta una X. Allora io penso ad esempio che certo è importante in questo passaggio riformatore che i partiti tenteranno di rifiutare, ma che secondo me se non lo affrontano e si presentano pari pari come se niente fosse tra un anno, rieccoci, secondo me la reazione non sarà entusiasta, mi pare, da parte dell'elettorato. Però la coazione a resistere, la coazione a ripetere tale e tanta, che probabilmente, a tale forza, che probabilmente questo percorso riformatore i partiti non lo faranno, o cercheranno di farlo il meno possibile. Peraltro poi stanno cadendo gli ultimi alibi, gli ultimi tabù, cioè, ricordate quelli di Roma la ladrona, eccetera, buoni scopri che investono in Tanzania, cose, per non dire dell'ultima vicenda di oggi, insomma, o di ieri. Ma è possibile che la grande regione Lombardia, faro del, come si chiamava, del progresso, faro dello sviluppo economico, eccetera, eccetera. Ragazzi, sul gruppo dirigente, diciamo, della regione Lombardia sono indagati, o più di questo, 4 su 5. Ora, insomma, forse, quindi anche falsi miti probabilmente stanno crollando. E io ricordo che quando nel 2010 cominciamo la campagna su Firmigoni, la stragrande maggioranza di chi conta nel nostro paese, giornalisti e non solo, ci guardava un po' strano, diceva, vabbè, avrà falsificato le firme, ma lo fanno tutti, qual è il problema? No? Sembrano delle fissazioni, ma in realtà è proprio anche da queste piccole cose da cui deriva che sono sintomo di cose molto più preoccupanti e molto più gravi. Per cui la spudoratezza arriva al punto, no, che uno fa una legge, qui dice non si attaccano i manifesti, anzi se ne attaccate c'è pure la multa. Dopodiché tutti li attaccano, chi non lo fa è persino penalizzato come se fosse scemo in campagna elettorale, e poi puntualmente ogni anno arriva una bella norma bipartisan che cancella le multe. Quest'anno è una delle prime volte in cui il governo si è impuntato e di fronte all'ipotesi di emendamento bipartisan di annullamento delle multe ha detto no, questo emendamento non passa. Scoramento generale, perché stiamo parlando circa di 100 milioni di euro che nelle casse dei partiti è morto, insomma, vi prego di credere che non sto parlando d'altro, sto parlando esattamente di questo, cioè che se noi non riportiamo i temi della vita e della morte, della scelta, della libertà responsabile nella priorità dell'agenda politica, questo è un paese che non riuscirà a rinnovarsi, perché legalità e libertà sono i cardini essenziali e credo che da questo poi ne deriva evidentemente tutte le conseguenze che oggi vediamo. Io penso e condivido, certo bisogna chiedere ai responsabili dei partiti politici, eccetera,
Però vi posso dire che il problema più grande è riuscire a parlare ai cittadini, perché la barriera vera è che col leader politico XY non riesci pure a parlare, ma se tu non riesci invece a creare una forza d'urto d'opinione pubblica, normalmente la classe di questo paese non risponde all'idea se è giusta o no, risponde al tipo di pressione elettorale. Cioè, mentre noi valorizziamo molto le idee, nella politica normale si valorizzano i rapporti di forza e quindi il rapporto elettorale. Sicché la nostra barriera, per intenderci, è che queste resistenze ipocrite possono continuare ad esistere perché? Perché ci è vietato a voi come a tutti noi di parlare ai cittadini. E quindi il modo più semplice per far guardare a se stessi è semplicemente zittire chi non segue questo dato conformista. Ed è vero che poi alla fine scopri che quando ci riesci succede il miracolo di scoprire che tu hai un paese, non so se più avanti o più indietro dei partiti politici, ma certamente diverso e da un'altra parte. C'è un paese che raduna, un paese dei cittadini che sanno, senza che la devi spiegare tanto per le lingue, di che cosa stiamo parlando. Sicché io l'unico appello che mi sento di fare, e appunto siccome siamo una partita di giro l'abbiamo già sentito tutti migliaia di volte, ma a me non ne viene un altro, è quello di essere cocciuti e cocciutamente persistenti. E cioè quello di, anche se in questo momento sembra che tutte le luci siano spente rispetto a questi temi anestetizzati come siamo da una crisi economica eccetera eccetera eccetera, in realtà la nostra missione, la nostra fiammella, la nostra luce è quella invece di continuare a dire che legalità e laicità sono gli unici strumenti veri per una nuova stagione per il nostro paese. Ed è proprio su questo che secondo me anche rendere conto ai partiti, agli elettori, non è vero che tutti quelli di sinistra sono buoni e tutti quegli altri sono tutti cattivi. Guardate, se sono cittadini, con loro dobbiamo parlare, possono essere degli avversari, ma non ci sono dei nemici, questa è una antica formula radicale che io ribadisco tutte le volte. Perché penso che sulla libertà, guardate com'è strano, mai come in questo periodo, negli ultimi anni, c'è il futuro libertà, il popolo della libertà, si parla di libertà, non si riesce a dire neanche una frase senza la parola libertà, a condizione di negarla. In realtà siamo arrivati alla caricatura della libertà, siamo arrivati a creare una situazione di pubblici proibizionismi e di licenze private. E questo è in buona sostanza, tutto è proibito e tutto poi è sostanzialmente possibile per licenza privata o come in altre occasioni. Per cui io ho un messaggio solo, che è quello di reggere cociutamente su temi che sono alti e nobili, che fanno la differenza tra un paese, diciamo, aperto e responsabile e un paese anestetizzato, e che sono quelli di rivendicare la forza della libertà e delle scelte libere e responsabili dei cittadini italiani. Penso che può darsi che sia un periodo carsico, un periodo magari in cui uno è un po' frustrato, perché insomma sembra che parla al vento. Però badate, per il divorzio ci abbiamo messo Gianfranco Aiuto, non ci avete messo, io sono molto più giovane di voi, quindi io questa generazione non conosco, però se capisco bene per il divorzio è stata una cosa decennale, un po' di più. Sulle mutilazioni genitali femminili, 10 anni, eppure quest'anno, questa settimana è stata una svolta importante. Sulla pena di morte dal 94 al 2007, non so se mi spiego. Quindi probabilmente, questo è solamente per dire che poi io di carattere sono molto più impaziente, e anzi penso che siamo molto in ritardo. Ma penso altrettanto che la forza, la costanza, la cocciutaggine sono poi quelle cose che ci aiuteranno, secondo me, anche a rinnovare la politica. Perché è vero che tu non puoi avere una democrazia senza partiti politici, ma è anche vero che forse di questi e di come esistono possiamo fare a meno. Grazie.